Il documento preliminare del PUC, del piano urbanistico comunale, cioè lo strumento di gestione del territorio che regola le attività di trasformazione urbana del paese, a Forio è stato redatto dagli amministratori comunali all'interno delle segrete stanze del potere e non è scaturito dall'auspicato e necessario confronto popolare. A denunciarlo con forza è Domenico Savio, consigliere del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, che sulla questione, attraverso un esposto inviato al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale, al responsabile dell'ufficio tecnico e al segretario generale di Forio, oltre che al prefetto di Napoli, ha anche chiesto l'immediata convocazione del Consiglio Comunale. Il documento è scaturito dalla mancanza assoluta di confronto consiliare e popolare, denuncia Domenico Savio, e pertanto sollecita chiarimenti sulle modalità procedurali con cui la Mate, aggiudicataria del servizio di redazione del PUC di Forio, è giunta alla stesura del documento preliminare. I tecnici incaricati dal comune, si chiede Savio, da dove sono partiti per delle scelte e non altre presenti nel documento? Ci sono stati degli incontri ed eventualmente dove e con chi? Oppure quale altro metodo di lavoro è stato seguito? Il Consiglio Comunale e il popolo di Forio attendono una risposta dall'amministrazione comunale. La Segreteria Nazionale e il gruppo consigliare di Forio del PCML, ha sottolineato Savio, ritengono che l'amministrazione comunale, in modo particolare sui grandi temi della programmazione dello sviluppo economico, sociale e civile del Paese e dei servizi da garantire ai cittadini, debba innanzitutto promuovere il confronto e tener conto delle considerazioni e delle proposte che scaturiscono sia dalla maggioranza che dalla minoranza del Consiglio Comunale, quale istituzione democratica rappresentativa delle diverse componenti, ideali, culturali e classiste della collettività locale. L'amministrazione comunale, sino ad oggi, con metodo antidemocratico, autoritario e di arroganza politica, non solo sul tema non ha coinvolto la cittadinanza e le categorie, ma non ha neppure messo il sottoscritto consigliere comunale nella condizione di confrontarsi in consiglio comunale sulle molteplici e importanti questioni attinenti alla stesura del documento preliminare del PUC e del rapporto ambientale preliminare nell'interesse dell'intera collettività foriana. Non gli ha consentito, quale rappresentante di una parte della popolazione di Forio, anche se di minoranza, di contribuire con le proprie idee e gli interessi della classe lavoratrice, operaia e intellettiva che ideologicamente, socialmente e politicamente rappresenta alla stesura del documento. Non gli ha consegnato, unitamente al partito di cui è segretario generale, neppure il documento approvato con la sopra richiamata deliberazione di giunta e non ha permesso che il gruppo consigliare, il PCML, ne discutessero coi propri iscritti e simpatizzanti, costituendo tale comportamento atto politicamente e amministrativamente grave nei confronti dei principi di democrazia, di trasparenza e di rappresentatività elettiva della nostra Costituzione. Parole durissime quelle di Domenico Savio, con cui per l'ennesima volta ha denunciato la totale mancanza di democrazia nel comune all'ombra del Torrione. Conoscendo bene la supponenza politica e istituzionale con cui l'amministrazione comunale di Forio, guidata da Francesco Del Deo, malgoverna ormai da oltre 3 anni la nostra cittadina, c'è poco o nulla da sperare. Ma noi continuiamo a chiedere con forza che per la redazione del PUC vengano finalmente coinvolti i cittadini e le associazioni. Per la cronaca ricordiamo che quando un comune, al contrario di quello di Forio, è governato da forze politiche di ispirazione popolare realmente e concretamente democratiche e progressiste, le grandi scelte vengono fatte attraverso il totale coinvolgimento della popolazione. Così come è avvenuto a Bacoli nei 13 mesi di amministrazione del momentaneamente decaduto e futuro sindaco della città flegrea, Giosi Gerardo della Ragione. Proprio per la redazione del PUC, l'amministrazione della Ragione, nei suoi pochi mesi di governo, oltre alle assemblee popolari, ha tenuto incontri tematici aperti al pubblico con associazioni e professionisti. Una politica di coinvolgimento del tessuto sociale fuori dal comune nella nostra martoriata e malgovernata Italia è letteralmente sconosciuta ai mestieranti della politica di centro, centrodestra e centrosinistra che amministrano i comuni italiani.